Ehi là ragazzi, ciao a tutti, Renick, bentornati su Cyberpunk 2077. Ragazzi, andiamo avanti, quindi siamo da poco scappati dal covo dei Maelstrom. Abbiamo recuperato quindi il robottino e adesso vediamo un po' che cosa succede. In teoria speriamo bene, ma ci siamo beccati davanti un bot che ci scannerizzava, quindi vediamo un po' che succede mo. Con i Maelstrom, ma non finisce mai bene. Sembra che voi due abbiate avuto fortuna. Abbiamo finito noi qua. Abbiamo finito qui. Dubito che troverai molto all'interno. È difficile far parlare dei cadaveri. Potrei sorprenderti. Credo che me la caverò. È stato un piacere. Ah, figurati, piacere mio, guarda. Allora, parla con Jackie. Jackie? Jackie-chan? Porca troia, V. Pensavo che non ce l'avremmo fatta. Erano quattro schiappe. Abbiamo finito qui. E ora? Ne ho abbastanza per oggi, direi. Di a Dex che abbiamo il suo giocattolo. Il grassone farà meglio a stapparci una bottiglia dopo il lavoro di oggi. Già. Hai luogo, V. Ciao, compa. E in più, in teoria, i crediti che dovevo dare a quel tizio lì mi sono pure rimasti. Ho il bot. Com'è andata? Hai avuto problemi? E che mi dici della Militech? Certo che ho avuto problemi. A Royce non fregava un cazzo del tuo accordo con Brink. Ma che cazzo? Come hai fatto a convincerlo? Hai usato la corporativa? Ho parlato con Stout, abbiamo un accordo. Bene, bene. Mi ha dato il chip con i soldi per i Maelstrom. E hai pagato per il flathead con soldi corporativi? No. Ho pensato di tenere gli Eddie per me. E mi sono preso il bot. Senza problemi? No. Ho dovuto usare le maniere forti. Hai le palle quadrate, Mr. V. Che mi dici dell'incontro con Miss Parker? Devo ancora occuparmene. Sappi che parlare con lei è l'unica possibilità per arrivare al CIO. La Parker ti aspetta a Lizzie's Bar. Bocca al lupo. Grazie. La mia macchina è appena arrivata. Allora, raga, abbiamo da sistemare un po' di cose. Ah, questo è un talento. Ok, quindi tipo se io volessi diventare più intelligente. 5, ok, 5 punti su intelligenza. Riflessi, aumenta l'elusività, la probabilità di colpo critico, i danni con lame, ma questo non ne faccio niente. Mi sa che aumentiamo ancora un po' il fisico e mi sa la freddezza, i danni furtivi sono buoni. No, facciamo l'intelligenza, visto che in sto gioco l'intelligenza è importante, l'hacking è importante, va. Dai, famo così. Allora, abbiamo ancora punti talento disponibili, quindi aumento del 3% i danni inflitti con i fucili e i mitra. Velocizza la mira. L'assalto, io l'assalto lo adoro. Aumentiamo del 3% i danni. Dai. Poi, come fisico che abbiamo? Aumenta la salute massima. Mi può tornare comodo. Riduce i danni da caduta, no? Aumenta la resistenza massima. Potrebbe tornarmi utile. La salute si rigenera fino al 70% del valore massimo fuori dal combattimento. Quindi quando non combatto recupero salute, mi risparmio i kit medici. Ok, sicuramente si possono spendere meglio, però non lo so, è troppo difficile scegliere dove mettere i punti, quindi va bene così. Comunque devo ancora salvarmi la partita, e l'ho fatto. E poi diceva riguardo il diario, lo shard. Quindi, lo shard che mi ha dato la tizia, tipo, do cacchio è? Se lo volessi... shard dati in Militech. Come si fa? Viola sicurezza. Allora, proviamo qua se riesco a beccare E9. Ho tolto un malware. Ho tolto un malware dallo shard. Estrazione dati, copia, crea una copia del demone che infetta lo shard. Ok, io fino a qui l'ho fatta e mo? Proprietà della l'accesso non è autorizzato. Trasferimento fondi. Me li trasferisce? Ma me li ha dati i soldi?
E che ne saccio io? Beh, pare di sì, sono arrivati dei soldi qui, 13.009. Raga, scusate, ancora non ci sto a capire molto, è la prima volta che faccio l'hacking, è un po' complicato. Allora, quindi, dobbiamo andare a parlare con qualcuno dalle 18 alle 6 del mattino. E siamo in tempo, sono le 10 e mezza della sera. Quindi andiamo a parlare con Lizzy. Il problema è che la salute alla fine mica la sto a recuperare. Scusi, cacchio! Emanato mandato di polizia solo perché ho sbandato un po'. Oh no! No, vabbè, dai, così mi deve andare a finire a me. Ma porca miseria, la macchina! Neanche riesco a uscire dalla macchina! Porca di quella miseria, oh! Cacchio vuoi, oh, poliziotto di me! Solo perché ho avuto un leggero incidente e tutto sto casino. Me la devo segnare, raga, che qua si mette male. Porca miseria, come si sono incavolati tanto. Quando uno ha qualche leggero problema con la polizia. E mo lo trovo un vicolo dove nascondermi? Col cacchio che lo trovo. Yada, Dari. È una meraviglia sto. E chi sono sti tizi? Ma mo quando è che se ne va sto ricercato? Se ne andrà prima o poi, vero? Sì, sì, se ne va. Se n'è andato, non sono più ricercato. Mi hanno pagato? Che cosa è successo? Non ci ho capito niente. Nuovo contratto. L'arma non me la toglie, dai. Chiamiamo la macchina. Oh, ma è mai possibile? Ah, la macchina è stata riparata, quindi ho speso per le riparazioni. Ma io ancora, raga, non ho capito come funzionano qui i soldi. Non ci ho ancora capito molto. Difatti prima avevo 13.000, mo 13.008, vabbè. Dai, ma che vuole, mo? Che ho fatto? Ho preso la mia macchina. Quale sarebbe il crimine? Solo che ho preso la mia macchina. Ma mo non l'ho capita perché si sono arrabbiati. Mi sono preso la mia macchina. Cos'è, ricercata la mia macchina? Ma va, fa... Ma... Mo che cacchio ho fatto di male, voglio spiegare. Ma ci vedi? Ma porca miseria! La macchina non cammina qua dentro, raga, più veloce di così non va. Guardate, non va, più veloce di così non va. Vabbè, scendiamo qua, va. Stavo investendo a quel tizio perché la macchina non camminava. Mi sembri un po' teso, bello. Dici? Ti interessa una BD da sballo? No, a me interessa ballare con qualcuno. O no? Certo, ok. Aspetta, prima le regole della casa. Qualunque registrazione non autorizzata sarà severamente punita. Oh. Niente droghe e niente palpatine. Se qualcuno ti attira, tieni le mani a posto. Lo cerchi nel catalogo, prendi una BD e vai in un cubicolo. Ti sembro così inesperto? Secondo te non lo so. Mm-hmm. La porta è aperta. Grazie. Bello. Benvenuto a Lizzy's. Ma che allora... bel pezzino che hai. Grazie. Aria sicura. Sì, che l'ha già mollato. Ah, sai che sorpresa. Siediti a bar e chiedi di Evelyn. Ciao. Prendi qualcosa?
sto cercando Evelyn. Sto cercando Evelyn Parker. Sai se è qui? Chi lo vuole sapere? Qualcuno che dà mangia abbondanti. Qualcuno che dà mangia abbondanti se ottiene le risposte che cerca. Apprezzo il pensiero, davvero. Ma mi sa che non sono pagato per parlare. Il contrario, in realtà. Tutto a posto, Matteo. Lo stavo aspettando. Eccola qua. Ah, signorina Evelyn. Evelyn Parker. Ho capito chi eri appena hai messo piede qui dentro. Ma va? Senzon, è l'unica tequila che bevo. E tu come lo sai? Mi piace sapere tutto delle persone con cui tratto. O forse ho solo tirato a indovinare. Ti dispiace se parliamo di lavoro? So che hai qualcosa per me. Ma non qui. Seguimi. Va bene. Siamo nella lounge, Matteo. Se qualcuno chiede di noi, non ci siamo. Cosa non c'è niente. Fare una davvero. Ragazza arrapata. Perché non mi dici la verità? Affamata. Te l'ho detto. Te. Allora. Vediamo se questa memena pure come all'altra donna del gameplay scorso, guarda. Dax mi ha parlato molto di te. Ha detto che sei professionale, efficiente. Affidabile. Moltissimo. Spero che non abbia esagerato. Veniamo al punto. Parliamo di affari. Cioè, tutto bello. Ma non sono qui per un'iniezione di autostima. No. Sei qui per imparare qualcosa che ti cambierà la vita. Hai la mia completa attenzione. Il tuo obiettivo. Immagino che tu sappia cosa sia. Il Relic. Un chip del programma assicura la tua anima. Il componente principale. Abbiamo a che fare con l'Arasaka, il che rende il tutto un lavoro fottutamente pericoloso. L'Arasaka ha investito milioni nella tecnologia di trasferimento della personalità, ma a me interessano solo i dati. Il chip è nascosto nel Compeki Plaza, l'hotel. Ci sei mai stato? No. Sai com'è? Non ho mai avuto l'occasione di farci un salto. Peccato. Servono cibo incredibile. Lo chef deve aver fatto un patto col diavolo. Dov'è nascosto esattamente il chip? In una suite all'ultimo piano. Guarda, la stanza ragazzi. È occupata da Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? È in città? Non leggi i Quotifax? I media non fanno che parlare dell'arrivo di Yori a Night City. La notizia è ovunque. Comunque, è il legittimo erede dell'impero Arasaka. L'unico figlio rimasto di Saburo Arasaka. Oh. Aspetta, quindi Arasaka Junior prenderà le redini della corporazione mentre è a Night City? Pochi a Night City sono a conoscenza dei veri piani degli Arasaka. E tu sei una di loro? Vabbè, insomma. Senti, se hai altri assi nella manica, questo è il momento di calarli. Ah, questa ti piacerà. Yorinobu ha rubato il chip da un laboratorio dell'Arasaka. Ha fatto un patto con la Netwatch. Vuole venderglielo. L'hai visto l'asso? O devo farti un bel disegnino? Ok. Andiamo avanti. Beh, quindi niente sicurezza dell'Arasaka sul dispositivo, visto che Yorinobu l'ha rubato in segreto. E lui dove lo nasconde? Probabilmente in un contenitore speciale, in grado di ricreare un ambiente neurale. Da fuori potrebbe sembrare una normale valigetta. E la valigetta è? Lo scoprirai presto, se abbiamo finito di spettegolare sugli Arasaka. Ok, e ora? Ora viene la parte migliore. Seguimi. Ho qualcosa che dovrebbe aiutarti a pianificare. Una brain dance girata al Compeki Plaza. Che me ne faccio di una brain dance? Mi servono dettagli, non emozioni. Credi che le BD servano solo a strizzare tette virtuali? A smanettarsi nei cubicoli? È che... No. Possono essere molto utili. È il mio!
minimo. Sono ottime per analizzare dettagli che vanno oltre la percezione umana. Io sto insultando te. Potenziata. Proprio quello che ti serve. Cosa c'è nella BD? La suite di Yorinobu, i meravigliosi interni. Ah. Il relic dovrai trovarlo tu. Spero avrai abbastanza dettagli da rendere la cosa fattibile. Aspetta, vuoi dire che l'hai registrata tu? Mm-hmm. Impianto di registrazione BD. È un problema? No. No, per niente. Vediamo la brain dance. Ci ho capito forse qualcosa di quello che succederà. È una mox anche lei. E ci conosciamo da anni. V, è importante. Judy mi ha sempre parato il culo. C'è sempre stata per me. Mi fido di lei. Ma è una mox, non un membro della tua squadra. Tienilo a mente. Quindi fai il bravo. Baci piano. E tieni a bada la lingua. Rilassati. Che tu ci creda o no, so comportarmi. Sul lavoro e non. Salve. Maronna, sto dormendo. Ehi, eccovi qua. Questo è V. È qui per quella BD. V, questa è Judy. Il miglior tecnico di brain dance che io conosca. Smettila, altrimenti vomito. Attrezzatura notevole. Serve tutto questo per processare le brain dance? Mm-hmm. Analizzatori, amplificatori sensoriali, monitor di onde acustiche ed emotive, convertitori di espressioni facciali. Judy. Andiamo al sodo, va? Ho sistemato la BD, Ev. Che ne dici? Funzionerà? È ancora un po' grezza, ma sì, dovrebbe andare. L'importante è che V possa immergersi in profondità. Certo, calibriamola su di lui. Ho capito quello che succede, mo. Mi metteranno qualcosa in testa e mi faranno entrare virtualmente nella stanza di quel tizio. Dovresti vedere porno di diciamo che, insomma. E poi cerchiamo di capire dove è sto coso che cerchiamo. Che devo fare io? Facciamo entrare V. Potrà vedere e frugare in giro, giusto? Più o meno. Che ne dici, V? Una brain dance grezza. Le hai mai provate? Conosco le BD, ma quelle grezze sono territorio inesplorato. Rilassati, ti spiego tutto. È meno complicato di quello che sembra. Siediti, mettiti comodo e ti prepariamo all'immersione. Ok, la tuta da sub me la date pure, visto che mi devo immergere. Come ha fatto a spostarsi dalla sedia qua? Sono pronto? Prima devo creare il tuo profilo sensoriale. Ok, inizia pure. Ma giurami che non fa male. No, non questa volta. Non muoverti e guardami. Avvio il software di analisi. Dovresti sentire un leggero formicolio. Mm-hmm. Ok, ora regoliamo l'ottica e gli altri segnali sensoriali. Guarda fisso quei due schermi. Fa finta di essere dall'oculista. Dovrò ripetere il processo di calibrazione ogni volta? Non necessariamente, ma vale la pena di aspettare. Dammi ancora 2 minuti e vedrai cosa può fare l'analisi della BD. Ancora un attimo, devo attivare gli inibitori di dolore. Ok, ci siamo. Devo testare il tuo profilo. Avvio una BD standard. Puoi usarla per fare pratica con l'editor. Ci ho capito poco, ma va bene. Dove potremmo? Non può usare la mia registrazione. Perché perdere tempo? Per non rischiare la pelle. Ci vorrà un attimo. Ho qui qualcosa. Dovrebbe essere perfetta. Avviala. Mm-hmm. Prima ti faccio provare la versione su misura. Così ti orienti un po'. Poi passiamo alla modalità modifica. Immersione fra 3. Vediamo un po' se è quello che penso, una specie di Matrix. Il piano è semplice. Non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Capito, capito. E ricorda, tutto a pieno ritmo. Ci pagano di più per una botta d'adrenalina. Ok, ora vai.
Beh, fino a qua non devo fare niente io, A terra! Tutti a terra! Voglio vedervi baciare il pavimento! I soldi! Ora! O giuro su Dio che ti sparo in faccia! Sì, io... Muoviti! O ti faccio saltare la testa! Respiri lenti e profondi. Hai cortisolo e adrenalina alle stelle, ma il software ha attivato gli inibitori ormonali. Non è successo niente, sei vivo e vegeto. È stato troppo. Ho sentito... Sentivo il suo dolore, il suo stress, la sua speranza. Speranza mista a qualcos'altro. Si sarà fatto un booster prima di entrare. Te la caverai. È tutto pronto. Adesso passiamo alla modalità modifica. Vediamo un po'. Interrompo il collegamento alla matrice sensoriale dell'autore. Così puoi guardarti in giro liberamente. L'intera scena è tua. In modalità analisi hai il pieno controllo della visuale. Puoi spostarti, zoomare, fare tutto quello che vuoi. È come una piccola sandbox. Quindi, modalità analisi, controlli la riproduzione. Puoi anche mettere in pausa se serve. Richiama la console per riprendere. Prova. Okay. Il piano è semplice. Non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Capito, capito. Da paura, vero? E non è tutto. Puoi anche accelerare o mandare indietro a tuo piacimento. Prova. Torna indietro, fino all'inizio. Ok, perfetto. Adesso manda avanti veloce. Il piano è semplice. Non fate strano, ma niente, prendi caso e vediamo la video. Okay. Ok. Puoi anche resettare la registrazione, così facendo tornerai all'inizio. Prova. Adesso viene il bello, il vero motivo per cui sei qui. Già. In modalità analisi puoi vedere e scansionare i dettagli dell'ambiente registrati dall'autore della BD. Concentrati sul ferro, la pistola che il coglione riceve dal suo amico all'inizio. Ora scansionala. Ok, ecco. Qui. Le sezioni in grassetto della traccia indicano un indizio scansionabile. Se l'editor è impostato sul livello corretto, l'indizio sarà evidenziato per tutta la durata della sequenza. Ok, quindi devo scansionare la pistola. Perfetto. Continuiamo. Adesso ascolta. In modalità analisi puoi sentire suoni e conversazioni sullo sfondo, se l'autore era abbastanza vicino. Questa tecnologia registra tutto, ogni minimo dettaglio, anche le cose di cui l'autore non si è mai reso conto. Per vedere le fonti dei segnali sensoriali registrati, passa al livello dell'audio nell'editor. Vai, prova. Ok, fatto. Ora dovresti vedere vari segnali sonori nel negozio. Scegliene uno e concentrati su quello. Ok, cazzo! Dai, pezzi di merda! Tu fai rifornimento e io prendo la cassa. Perché non vai a prenderlo in culo? Allora, che ti pare? Incredibile. Sul serio, è come se stesse succedendo qui e ora. È così che funzionano gli impianti per registrare le BD. Rilevano tutti gli elementi sullo sfondo. Poi il tecnico li regola, li mette in risalto. Continua a giocare con i suoni, esplora un po'. Quando ti stufi, continuiamo. Ok. Tu fai il rifornimento e io prendo la cassa. Che non voglio prenderla. Ok. Oggi c'è un'offerta su due busti. Curry e... A terra! Tutti a terra! A volte in modalità grezza puoi analizzare livelli extra, tutto quello che il cyberware dell'autore ha registrato. Tipo? Eva ha un'ottica Kiroshi che rileva gli infrarossi. Quindi nella sua registrazione puoi vedere i segnali termici. Che figata! Adesso aspetta finché il tizio non stende l'idiota al bancone. Ok. Voglio vedervi baciare il pavimento! Fino! La scansione funziona anche sulle persone. Avvicinati alla tizia ferita. Prova a scansionarla. Ok, continuiamo. Vai alla parte in cui il nostro artista si becca un'iniezione di piombo. Ok. Ora! O giuro su Dio che ti sparo in faccia! Ecco, c'è uno là dietro. Io... Forse sta...
fosse stato ammazzato dal suo complice. Sarà stato ammazzato dal suo complice. È entrato dalla porta qualcuno e si è messo qua dietro. Sì, o ti faccio saltare la testa! Forse, eh? Vediamo. Visto che gli sparano e lui non saprà mai chi è stato. Ma tu sì. Adesso arriva. È la mia parte preferita. È stato ammazzato dal complice. Vedi la lucina sopra l'ingresso? Telecamera di sorveglianza. Avrà inquadrato chi ha sparato. Lo vedrai tra un attimo. È collegata allo schermo dietro al commesso. Torna quando lo schermo è nel campo visivo del ragazzo e scansionalo. Ah, ho capito. Ho capito di cosa parla. È stato il suo ciumba a sparargli. Aveva in mente tutto fin dall'inizio. Una BD come questa gli avrà fruttato un bel gruzzolo sul mercato nero. Gli schizzati pagano fior di quattrini per una flatline in diretta. Comunque, se hai visto abbastanza, puoi uscire. L'avevo capito che era stato il suo complice ad ammazzarlo. L'avevo capito. L'avevo capito perché è entrato e è andato subito dietro. Se era un poliziotto, invece, l'avrebbe fermato subito. Invece si è andato a nascondere. L'avevo capito immediatamente che era stato il complice. Va bene. Vabbè, ho capito comunque quello che è ed è interessante, è molto interessante. Ci sarà da divertirsi poi dopo a cercare gli indizi per capire appunto dove si trova sto chip che cerchiamo nella stanza dell'hotel di questo tizio qui famoso. Ok. A posto. Bastante. Peccato che la maggior parte delle BD che facciamo qui servano solo a farsi le pippe. Beh, sei pronto per l'altra registrazione? Non so. Facciamo una pausa. Mi sento ancora come il ragazzo quando... Ok, sì, ci sono. Vi, non c'è tempo. Continuiamo, per favore. Ok. Ok, vai. Faccio solo collegare T-Bug. Ehi, 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 chi? La netrunner della mia squadra, esperta di sicurezza. Mi dirà cosa cercare mentre analizziamo. Spero non sia un problema. Beh, a dire il vero, lo è. Non erano questi gli accordi, Ev. Evelyn, non servirà a un cazzo senza T-Bug. Judy, ti prego. Ev vuole far collegare una netrunner. Qual è la parte che non ti è chiara? Chi mi garantisce che se ne starà lì da brava ad assistere senza fare casini? Io sono la tua garanzia. Sì, come no. Aiutami quest'ultima volta. Ti prometto che andrà tutto bene. Tutto secondo i piani. Immagino. Ok, Vi. Chiamati Bug e procediamo. Ehi, Vi, che succede? Bug, ascolta. Ho una registrazione utile del Compeki Plaza. Una brain dance. Compeki? Ah, non mi sorprende. Sei con qualcuno? Non importa, sei pronta? Tranquilla, T-Bug, concentrati. Mi serve il tuo aiuto. Io non ho idea di cosa devo cercare quando sono dentro. Vediamo se posso guidarti io. Mi collego ai tuoi sistemi. Ora devi darmi accesso. Apro la porta 1779. Protocollo sicuro. Ok, sto entrando. Dovresti ricevere la mia richiesta adesso. Eccola. Sei pronta? Un millisecondo. Ok, connessione confermata. Ora un ice rapido e... ci siamo. E adesso parliamo. Vai pure, Judy. Ok. E quindi mo siamo proprio dentro nella vera sfida. Nella okay, simulazione quella buona. Siamo mo nella simulazione quella buona, ma io ho finito il tempo, quindi raga mi devo fermare qua, si va avanti nel prossimo gameplay. Spero che vi sia piaciuto questo gameplay, come sempre mi raccomando commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su, mi raccomando, tanti bei pollicioni in su. Vi ricordo che in descrizione trovate un link che vi permette di comprare questo gioco scontato. Vi saluto ragazzi, alla prossima.